Ne parlavamo poco fa con il maestro Bernardo Centracchio. La parte tecnica di questo stage è affidata in particolare ai Fratelli Parlati. Siamo con Raffaele Parlati, che è il responsabile della Nazionale Juniores. Le prime impressioni su questo stage? Intanto si vede tantissima gente, tanti ragazzi. Sì, è uno stage con dei numeri veramente importanti. Mi fa piacere perché il Molise ha bisogno di fare attività di alto livello come questo stage, quindi sono contento di aver affidato, non è mia direttamente la direzione tecnica e di mio figlio Enrico, però un po' di tutta la famiglia collabora, quindi è giusto andare avanti con queste iniziative. Ecco, voi venite da una palestra importante, insomma, che ha formato campioni del mondo. Sì, le palestre importanti sono quelle che hanno continuamente risultati, quindi anche voi in Molise ne avete una, che è quella del maestro Bernardo, ed è importante perché la stessa Maria Centracchio, che è medagliata ai campionati d'Europa, è di quella palestra, quindi l'importanza delle palestre dipende dagli atleti che sforna. Noi siamo stati fortunati a sfornarne parecchi in questi anni speriamo di continuare a sfornarne. Come si ottengono questi risultati? Chiaramente non sono il frutto del caso. Sono il frutto dell'impegno non solo mio in quanto tecnico, ma di tutto un movimento che si crea attorno alla disciplina. Quindi parte dalla dedizione degli atleti, ma la dedizione innanzitutto dei genitori che ce li portano da piccoli. È tutto un insieme di cose, se viene a mancare un tassello diventa difficile fare l'atleta. Io dico sempre, la capacità dello sport è quello di cogliere l'attimo, e quindi noi dobbiamo insegnare a questi ragazzi a cogliere l'attimo, e quando l'attimo sfugge non si hanno i risultati. Parliamo della Nazionale Juniores, come stanno andando le cose? Abbiamo quest'anno una Nazionale Under 21 molto importante, difficilmente faremo quello che abbiamo fatto l'anno scorso, ma io penso che è stato un fatto unico nella storia del judo italiano, quello di vincere 3 titoli mondiali, quindi, però abbiamo una nazionale che può ben figurare. Quali sono i prossimi appuntamenti? I prossimi appuntamenti sono i campionati d'Europa a settembre e poi a novembre i campionati del mondo. In bocca al lupo. Crepi.